Ma di cosa avrebbe bisogno il microbiota intestinale per mantenersi neubiosi? Ha bisogno delle fibre o può farne davvero a meno? Cerchiamo di scoprirlo insieme, come sempre, con il supporto della letteratura. Buona visione. Gli approcci di metagenomica, di metatrascrittomica, di metaproteonomica, di metametabolomica, ovvero le cosiddette discipline omiche, da qualche anno applicate anche all'universo microbiotico, ci stanno permettendo una migliore caratterizzazione dell'universo, appunto, microbico dell'intestino. Il genoma collettivo del microbiota, il microbioma appunto, si stima sia 150 volte più grande rispetto a quello del nostro codice genetico, con oltre 1000 specie identificate e 160 specie che mediamente ogni persona possiede. Il microbiota intestinale svolge un ruolo importante nel metabolismo dei nutrienti ed entra in campo in numerosi processi biologici, soprattutto nella modulazione immunologica, come ci illustra questo lavoro, a partire dallo sviluppo stesso del sistema immunitario e alla successiva capacità di rispondere alle sfide ambientali, sviluppando appunto potenzialità tollerogeniche nei confronti di antigeni innocui, o diversamente attivando risposte sproporzionate come per esempio nelle malattie autoimmunitarie. Non sorprende quindi che l'alterazione della sua composizione siano implicate in molte malattie e numerosi disturbi, tra i quali appunto quelli della malattia infiammatoria intestinale, ma anche l'obesità, il diabete e i tumori, come ci illustra questo interessante lavoro. Come si spiega la relazione esistente tra il microbiota intestinale nella patogenesi delle malattie infiammatorie che riguardano l'intestino? È utile sapere che il microbiota intestinale si forma gradualmente durante i primi anni di vita, iniziando fin dalla fase prenatale, ed è noto quanto i primi colonizzatori batterici dell'intestino siano in gran parte determinati dalla modalità di nascita del bambino. I neonati partoriti dal parto naturale vengono inizialmente inoculati da batteri tipicamente presenti nel microbiota vaginale e fecale della mamma, soprattutto con Lactobacillus e Prevotella, mentre quelli nati da taglio cesareo vengono invece colonizzati da batteri provenienti dalla cute e dall'ambiente circostante. L'introduzione con l'allattamento naturale di oligosaccaridi come i GOS favorisce poi lo sviluppo massivo del nostro microbiota a partire dai bifidobatteri. La fase successiva di importante cambiamento del microbiota avviene durante lo svezzamento con l'introduzione di cibi solidi. E nei primi 2 o 3 anni di vita, sulla base della stimolazione proveniente dal cibo, ovvero i substrati alimentari che andremo a introdurre, si svilupperà il microbiota maturo. Per nostra fortuna, però, anche in età adulta è possibile modulare il nostro microbiota attraverso l'alimentazione, ovviamente lo stile di vita e la riduzione dell'indice di massa corporea. Ecco, qui mi permetto di aprire una breve parentesi, perché credo sia un passaggio cruciale nella comprensione della famosa predisposizione alle malattie. Il microbiota che ci creiamo nella fase infantile, soprattutto nei primi 2 o 3 anni di vita, è quello che si troverà maggiormente radicato nello strato di muco. Sarà quello che risiederà in maggior profondità, quello che avrà maggior capacità di modulazione del sistema immunitario, della componente nervosa e dell'intero tessuto epiteliale. Sarà, in altre parole, quello che potrà favorire la permeabilità intestinale, più di qualsiasi altro fattore, quello che potrà modulare il sistema immunitario con maggior vigore per generare un fenotipo pro-infiammatorio o, al contrario, tollerogenico. Ecco, proprio sulla base di queste evidenze, ritengo che in tale ambito che andrebbe ricercata con un po' più di convinzione la predisposizione alle malattie, piuttosto che dar eccessivamente peso ai famosi fattori genetici. Ahimè, più capro espiatorio che soddisfacente spiegazione biologica alle malattie. E sempre all'interno di questo ragionamento si potrebbero trovare i perché molti nostri anziani e grandi anziani risultino meno esposti alle malattie, come per esempio quelle autoimmuni, o comunque dimostrino meno disturbi quando consumano cibi industriali raffinati. Incontro spesso pazienti anziani o i loro parenti che raccontano che i loro genitori o i loro nonni dimostrano un livello di tolleranza maggiore rispetto alle avversità che generano molti cibi raffinati,
molto di più rispetto a soggetti appunto giovani di 40 o 50 anni. E questo grazie al fatto che i grandi anziani, il loro più arcaico microbiota, quello profondo formato in età pediatrica e giovanile, realizzato grazie al consumo di alimenti naturali e inevitabilmente biologici fino a 50 o 60 anni fa, è quel mondo microbiotico che per molti versi ancora li protegge. Certamente non si può pensare di rimanere immuni agli effetti avversi del cibo industriale sul lungo termine, perché lo schema protettivo rappresentato dal microbiota rischia comunque di essere mutato e gradualmente soppiantato da quel microbiota patogeno costruito più di recente. Ma ciò avverrà con maggiore difficoltà rispetto ad un soggetto che ha strutturato il proprio microbiota fin dall'età giovanile già di per sé disfunzionale. Personalmente credo che le generazioni nate dagli anni 60 in avanti, ancora di più quelle nate dagli anni 70, 80, 90 e così via, abbiano maggiori potenzialità di ammalarsi rispetto ai giovani di un tempo. Ecco, quello microbiotico ritengo rappresenti il fattore determinante nella predisposizione alle malattie, in particolar modo quella autoimmunitaria. Non dimentichiamo che coloro che presentano un disordine di questo tipo lo devono fondamentalmente ad una ridotta selettività della barriera intestinale, una condizione parafisiologica che ci riconduce dritti dritti al microbiota. Per quella che è la mia esperienza personale e l'esperienza clinica maturata, chi è affetto da una malattia autoimmune manterrà questa predisposizione, ma potrà riporre la malattia in vera remissione, non mi riferisco a quella artificiosamente generata con i farmaci, solo se riuscirà a modificare il microbiota più profondo e più riuscirà ad andare in profondità nel cambiamento, raggiungendo gli strati più antichi di questo disfunzionale microbiota, e più l'intervento diverrà eziologico e minori rischi di riacutizzazione. In altre parole, la malattia sarà sempre meno in remissione transitoria e sempre più in vera guarigione. Bene, chiudiamo la parentesi e torniamo al tema di oggi, cercando di stringere un po' il focus su cosa si intende per prebiotici. Come ci suggerisce la definizione classica di fibre, i prebiotici sono fibre alimentari non digeribili che conferiscono beneficio alla salute intestinale dell'ospite, stimolando selettivamente la crescita dei batteri simbiotici. Per esempio, i generi bifidobatteri, lactobacillus, ma anche i roseburi intestinalis, gli Akkermansia, i Fecalibacterium prausischi e molti altri ancora. Selezionare queste specie simbiotiche, come è noto, fornisce particolari benefici, come il miglioramento dell'integrità della barriera intestinale, una migliore tolleranza immunitaria, l'aumento della produzione di acidi grassi a corta catena e una riduzione dei patogeni opportunisti. Gli interventi con i prebiotici, in particolare i FOS e i GOS, frutto oligosaccaridi, galatto oligosaccaridi e inuline, ma anche gli amido resistenti, gli oligosaccaridi in generale, promuovono una maggiore abbondanza di batteri simbiotici, e in particolare i bifidobatteri, all'interno del microbiota intestinale. Un genere batterico, quello di bifido, ben presente non a caso anche nelle feci dei neonati allattati con il latte materno. Una presenza batterica che dobbiamo esclusivamente agli oligosaccaridi, che troviamo nel latte umano, che fungono da principale nutrimento per questi fondamentali batteri simbiotici. L'assunzione a lungo termine di una dieta ricca di fibre, di frutta e di legumi, tipiche di chi è cresciuto in comunità agricola rurale o chi cerca di alimentarsi in maniera ancestrale possibile, è associata ad una maggiore biodiversità batterica. E al contrario, una dieta occidentale ricca di grassi, proteine animali e zuccheri raffinati dimostra una bassa biodiversità ed elevate potenzialità patogene. E su questo sono molti i lavori che ce lo documentano. Per esempio, in questo studio è stato osservato che una serie di fibre vegetali solubili si sono dimostrate efficaci nel limitare l'ingresso attraverso le cellule M dell'intestino al ceppo batterico Escherichia coli aderente e invasivo, un batterio aggressivo osservato frequentemente nelle mucose dei pazienti con malattia di Crohn, ma anche nelle malattie intestinali e nel cancro al colon. In questo caso si valutavano i polisaccaridi non amidaci contenuti nelle banane non mature, alimenti che contengono anche saponine e flavonoidi composti dalle spiccate capacità antinfiammatorie e tumorali, chiusa parentesi.
Quest'altro lavoro conferma che il polisaccaride solubile analizzato, non amidaceo sempre, almeno in vitro, impedisce l'adesione di una serie di diversi patogeni intestinali, tra questi la salmonella, la shigella, l'escherichia coli, enterotossinogeno e il clostridium difficile. Un altro efficace probiotico è l'inulina, esaminata in questo studio, fatto in crossover, in doppio cieco, controllato con il placebo, in cui 32 adulti sani, 20-42 anni, assegnati a due gruppi, in cui uno consumava 10 grammi di inulina a catena lunga e l'altro assumeva un placebo sempre per 3 settimane, seguite a 3 settimane di sosta e 3 settimane poi con la dieta di prova alternativa, bene, il risultato è che il numero totale di batteri era rimasto sostanzialmente stabile, ma che il consumo di inulina a catena lunga aveva portato ad un significativo effetto bifidogenico, aumentando dalle 2 quasi 3 volte rispetto a chi non ne ha fatto uso. Anche i batteri Lactobacillus sono aumentati di circa 2 volte e mezza. In questo caso non si sono riscontrati cambiamenti significativi nella concentrazione di acidi grassi. Tuttavia è noto che oltre il 95% degli acidi grassi prodotti nell'intestino vengono assorbiti rapidamente, che significa che solo una piccola parte di SCFA possono essere rinvenuti nelle feci, concludendo che la bassa quantità rinvenuta nei campioni fecali potrebbe, diciamo, non riflettere la produzione effettiva di acidi grassi nel colon. Allo stesso modo, in quest'altro studio, in cui a 18 persone venivano somministrate per 3 settimane caramelle contenenti galatto-oligosaccaridi, si è osservato che diversi ceppi del genere Bifidobacterium erano aumentati in maniera significativa, in particolare Bifidobacterium adolescentis, il longum e il catelanatum, erano aumentati dalle 3 alle 4 volte, e che l'incremento era dose dipendente, ovvero maggiore era l'assunzione del prebiotico, maggiore era anche la crescita dei simbiotici. E con questo, insieme ai bifidobatteri, si osservava anche un incremento di altre specie butiricogeniche come i prausnitzi. Dati che vengono confermati anche da quest'altro lavoro, pubblicato sul giornale britannico di nutrizione umana, fatto anch'esso in doppio cieco con placebo, in cui 12 volontari assumevano 10 grammi al giorno di inulina per un periodo di 16 giorni, rispetto ad un periodo di controllo senza assunzione di integratori. Un altro importantissimo effetto che avviene a seguito dell'assunzione delle fibre è, come noto, la genesi degli acidi grassi a corta catena e la loro capacità di ridurre il pH endoluminale. Effetto prodotto dagli acidi grassi che crea un clima favorevole ai simbiotici e non idoneo allo sviluppo dei patogeni. In quest'altro studio, effettuato sempre su uomo, in doppio cieco, randomizzato e controllato, si valutava l'effetto dell'inulina arricchita con frutto oligosaccaride, una sorta di mix prebiotico, sulla composizione batterica e gli effetti sulla riduzione dei markers infiammatori della malattia di Crohn. Bene, anche in questo caso veniva messa in diretta relazione l'assunzione delle fibre con la riduzione dell'infiammazione intestinale. In quest'altro lavoro ancora, sempre randomizzato, controllato in doppio cieco, si valutava invece l'impatto dell'inulina arricchita con oligosaccaridi nei pazienti con malattia di Crohn, dimostrando l'efficacia di questo prebiotico nel potenziare i batteri simbiotici. Ecco, ma non solo inulina, galatto oligosaccaridi, frutto oligosaccaridi hanno dimostrato efficacia. Come prebiotici anche l'amido resistente è in grado di sviluppare i suoi benefici effetti sul microbiota, come ci illustra quest'altro lavoro pubblicato su PLOS, in cui spiega che il consumo di amido resistente R1 ha provocato significativi aumenti di bifidobatteri adolescentis, mentre l'R2 ha incrementato le proporzioni di rominococco, bromi e eubatterium fecale. E contemporaneamente a questa espansione dei batteri simbiotici si registra anche un contenimento di quelli patogeni o potenzialmente patogeni. Prima delle conclusioni facciamo solo una rapida rassegna delle tipologie di fibre di cui abbiamo appena trattato. Non entrerò in questa serie nei dettagli perché trovate un video apposito che descrive le varie tipologie di fibre alimentari. Iniziamo con i polisaccaridi non amidacei, cellulose, emicellulose, pectine, gomme, mucillagini, beta-glucani. Li troviamo nella frutta, nei cereali integrali e nei legumi. Il secondo sono gli oligosaccaridi resistenti, l'inulina appunto, i frutto oligosaccaridi FOS e il galatto oligosaccaridi GOS, presenti soprattutto nei legumi e nelle banane non mature.
Come terza tipologia di fibre possiamo citare gli amido resistenti dall'R1 all'R4. L'amido resistente è definito come amido che sfugge alla digestione dei nostri enzimi nell'intestino tenue e fornisce invece una fonte di substrato fermentabile per microbiota soprattutto nel tratto ascendente e trasverso del colon. Può essere classificato anche in quattro sottotipi: R1 come amido resistente fisicamente incluso, quando i granuli amidacei non sono accessibili agli enzimi, per esempio orzo e avena in chicco. L'R2, in cui definito come amido resistente granulare naturale, in cui i granuli di amido sono resistenti alle alfa-amilasi, è il caso di tuberi di patate e delle banane acerbe. L'R3 amido resistente retrogradato, in cui l'amido diventa resistente a seguito dei processi di cottura e poi di raffreddamento. E quanto si osserva per esempio per il riso, per la pasta, le patate una volta raffreddate. 4. Amido resistente chimicamente trasformato come l'amido artificiale ottenuto attraverso i processi di esterificazione. Ed infine 4. Come quarta tipologia la lignina, un polimero presente nelle pareti dei vegetali. In sintesi, l'utilizzo di amidi resistenti e delle fibre in genere, come abbiamo visto, comporta un beneficio significativo sul microbiota simbiotico, intendendo non solo bifidobatteri lactobacillus, ovvero quelli noti al grande pubblico, ma anche Faecalibacterium prausnitzii, Oreomycococcus bromi, Eubacterium rectale, grande butirogeno, Bacterium ali, Roseburia intestinalis, e questo solo per citarne alcuni, diciamo, i più importanti. E nonostante in molti di questi studi condotti appunto sugli effetti dell'assunzione delle fibre si individui un iniziale incremento della sensazione di gonfiore per via appunto delle attività fermentative delle fibre, che producono appunto idrogeno e anidride carbonica e relativa distensione del viscere, è bene però anche sottolineare che i patogeni sviluppano anch'essi un'attività fermentativa. Ed anzi è verosimile pensare che i metaboliti prodotti sotto forma di gas siano quantitativamente superiori rispetto a quelli generati dai simbiotici, che avendo invece una maggiore affinità con le fibre riescono a utilizzarle con maggiore efficienza, fornendo al tempo stesso una infinità di metaboliti essenziali alla nostra salute. Ecco, è bene sottolineare che il gonfiore delle prime settimane è quasi inevitabile, proprio perché nel tempo il consumo di cibi poveri di fibre e di micronutrienti ha selezionato quelle specie microbiche che non sanno fare più una virtuosa attività fermentativa, ovvero utilizzano i substrati alimentari per le loro necessità metaboliche, ma senza darci poi nulla in cambio. E in taluni casi, specie palesemente patogene, rischiano invece di andare oltre lo spazio riservato loro nel lume intestinale, invadendo il territorio self e conseguentemente innescando la reazione immunitaria. Al contrario, il consumo regolare di cibi grezzi, ricchi di fibre e di micronutrienti, favorisce la fermentazione virtuosa dei simbiotici, che in cambio però ci forniranno una pletora vastissima di metaboliti essenziali al nostro organismo e non solo limitatamente all'intestino, ma all'intero sistema biologico. Di questo ne parleremo meglio poi in un altro video fatto a tema. In altre parole, è opportuno consumare fibre alimentari con gradualità, ma è così facendo che tutte quelle complesse condizioni organiche necessarie allo sviluppo dei simbiotici e al contenimento dei patogeni potrà realizzarsi. Ed è altrettanto importante non dimenticare mai ciò che ci suggerisce la nostra evoluzione, ciò di cui si sono cibati i nostri antenati per decine di migliaia di anni. Fondamentalmente cibi grezzi come le bacche, le radici, i tuberi, le cipolle, la frutta selvatica e la frutta a guscio. Occasionalmente anche la carne, prima sotto forma di carcasse lasciate da qualche predatore, e in una seconda e più recente fase dell'ultimo paleolitico la carne ricavata da occasionali prede ottenute con qualche fortunata battuta di caccia. E in tempi più recenti, circa 10.000 anni fa, i principali alimenti sono stati prevalentemente i cereali grezzi, i legumi e la frutta così come la conosciamo oggi.
Ecco, quelle che abbiamo solo sommariamente citato sono state le modalità nutrizionali seguite dalla stragrande maggioranza delle popolazioni fino alla fine degli anni 50 dello scorso secolo. Parliamo dunque di soli 60-70 anni fa, ovvero fino a quando ha fatto prepotentemente ingresso l'industria nel settore alimentare, modificando nel profondo la quantità e soprattutto la qualità dei cibi. Ecco, forse è il caso di adottare un approccio nutrizionale che cerchi di essere il più vicino possibile a questa lunga storia evoluzionistica, lontana anni luce rispetto ad un pseudomodello nutrizionale che la pubblicità ci suggerisce insistentemente in maniera pervasiva, ma che non ha alcuna attinenza con le caratteristiche biologiche dell'uomo. Buona riflessione a tutti e come sempre, viva l'informazione!